Ehi bro, ma che succede? Sono stato licenziato. Licenziato? Quindi lavoravi dove? In aeroporto. In aeroporto? E cosa facevi in aeroporto? Dirigevo la direzione degli aerei. Quelli che ti portano le bandierine. Bandierine? Cazzo, sono un arbitro che fischia per il fuorigioco. Dimmi tu allora cosa facevi lì in aeroporto. Ma di tutto, cosa urli? Che urlo? Voglio capire quello che facevi. Posso darti una mano? Non mi puoi aiutare? Certo che posso aiutarti. C'ho un amico meccanico se vuoi. Ah sì? Certo, ma tu sai lavorare almeno? Io so fare tutto. Dai, va bene, mi fido. Oggi dormirai a casa mia e domani mattina andremo al lavoro, ok? Affare fatto. Un paio di ore dopo, la sera. Ecco il nostro piccioncino, sali, sali. Allora com'è, in forma? Sì, sì. La mano. Dai, entra, entra. Sarà una nuova esperienza. Allora, per stanotte questa camera sarà totalmente tua. Oh, tutto, tutto. Tutta questa stanza sarà solamente per te. Quindi in pratica puoi già dormire. Ma sai ancora ci dobbiamo svegliare domani? No, non dirmi alle 8. Ma che 8? Alle 6 di mattina, frate. Ragazzi, vado a dormire nell'altra stanza e lo sveglierò alle 8. Alle 6, scusate. Ci sentiamo domani mattina, bro. Dopo una nottata meravigliosa si sono fatte le 6. Buongiorno, ragazzi. Sono le 6 e qualcosa. Andiamo a svegliare quello là. Cazzo, bus è casa mia. Voi lì, ci dobbiamo svegliare. Cazzo dice quest'ora? Non rompere, anche per me è dura. Andiamo, andiamo. Stavo facendo un gran sogno. Che cazzo dici? Cosa stavi sognando? Io ho una ragazza e la stavo calappiando. Calappiando? Ti accalappio io, andiamo, andiamo. Dopodiché abbiamo fatto una bellissima colazione. Pasta e latte. Il latte in realtà mi doveva ancora arrivare. Fratello o no? No. Cugino Lola? A te, no. Tra poco il nostro capo ci verrà a prendere, ragazzi. E dovremo andare. Dopo questa meravigliosa colazione, però. Capo. Lui è il nostro capo, Apul. Il primo meccanico nero ad aver aperto un'officina dopo essersi laureato e dopo aver conseguito 3 diverse lauree. E non per niente fu ringraziato dalla commissione esterna di Oxford, l'università più prestigiosa che possa esistere in questo mondo. Non andiamo. Andremo in officina. Guarda cosa c'hai dietro di te. Ma cosa vuoi guidare? Te se stai dietro, bra. Aspetta che arriva il capo, che guida lui. Ricordi che noi, classe sociale media, possiamo guidare delle Fiat, punto. Come quella che c'hai. Esattamente così. Se non lo sapete, io c'ho una drill car. Ma la mia macchina è più bella della tua. Ecco il nostro capo. Infila il necessario. Guido io. Entra, entra, entra. Vi ricordo, ragazzi, che sono seduto dietro perché il nostro capo va a prendere un altro dipendente. Però questo è vero. Nel senso, è un altro dipendente tuo, non mio. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene, in forma? Bene, bene, sì. Postissimo, dai. Dopo 20 minuti di strada siamo arrivati nella nostra ditta, Abbi Car Service, l'officina che ti ripara tutto. Neanche dopo 5 minuti dell'entrata del nostro Maranza, guardate cosa è successo. Ma bando alle ciance, abbiamo iniziato a lavorare aprendo i cancelli della nostra ditta. Cioè, in realtà noi siamo poveri. Primo giorno di lavoro, quindi ha bisogno di vestirsi. Senti, questo che tanto è uguale, eh. Dai, vestiti. Le scarpe antinfortunistiche. Sì, antinfortunistiche. Queste sì che sono scarpe antinfortunistiche, non ti preoccupare. Questo è lo spogliatoio e lui si deve cambiare. Si mette sta roba. Ah, come non ce la fai? Dai, vieni qua. Perché? Perché appa, Maranza, dai che siamo in ritardo. Maranza, dai. Ora basta però, andiamo a lavorare. Come prima macchina c'è un motore di una Ford. E che problemi c'ha, dottor Abdul? Allora, questo praticamente si è rotta la cinghia. Il cliente vuole cambiare solo la cinghia. Poi si è rotto il tenditore. Il tenditore? Tu te ne intendi? Ma cosa stai facendo? Stai già mangiando? È la prima pausa pranzo alle 6:34. Wow, sei forte anche te, eh? Non abbiamo ancora cominciato a lavorare e già mangi. Wow, sei potente. Ho pancia piena, io lavoro. Cambia sta cinghia. Che cazzo è? Dove siamo finiti? Te volevi lavorare. Mentre il vero meccanico si occupava di aggiustare la macchina, Ismael era bello tranquillo che beveva e mangiava la sua pasta. Bro, devi lavorare. Stai facendo fare una figuraccia. Finisci. Mangia, mangia, mangia. Che problema c'è qua, dottore? Finalmente hai cominciato a lavorare. Cosa c'è qua? C'è un grosso problema. Qual è? Manca la ruota. Ci voleva un meccanico per sapere che qui mancava la ruota. Giuro che manca. Lo vedo che manca, ma devi metterla in qualche modo. Cazzo, sono mica sono un meccanico. Cioè, che ti portassi qua? Mi avevi detto che potevi fare tutto. Io so fare tutto. Tutto, tutto, io ci provo. Con la coca? Cazzo fai con la coca? Ho visto un video su TikTok che toglie la ruggine. Toglie la ruggine? Prova su TikTok, per favore. Provo ad assegnarti qualche altro lavoro. Puh, figuraccia. Tu non sai fare il tuo lavoro, è per questo che il capo ha chiamato me. Il tuo compagno deve essere con te, tu non devi offenderlo. Anzi, voi due dovete parlare male del capo. È così che funziona nella vita reale. Ah, okay. Che problema c'è sta macchina? La guarnizione della testa, bruciata. La guarnizione o la testa? La guarnizione della testa. Cazzo è? Sai perché non capisci niente di meccanica? Ah, ho capito cos'è. Quindi questa come si chiama? Guarnizione della testa. Non sei un meccanico, ma almeno sei perspicace, dai. Cosa ci devo mettere? Ci devo mettere un po' di colla qua per metterla. No, l'abbiamo cambiato.
Perché ridi? Scusa, sorry, potevano attaccare quella, lavarla e attaccarla. E anche qua hai fatto un casino. Adesso dovrò dare un'occhiata alla macchina del capo. Quindi prima di tutto dobbiamo aprire il cofano. Vai, vai, falli in macchina. Come minimo non sai aprirlo. Dove cazzo è quella roba di merda? Dove cazzo è? Aiù! Che coglione quell'altro. E come vi avevo detto, non sa farlo. Brotherline, cos'è questo? Cos'è questo? E te sei il meccanico, te? Meccanico. Io so fare tutto. Cosa? Come si apre qua? Vai, alza. Apposta. Vai di là, vai. No, vai. Ti aiuto io, tranquillo. Devo vedere tutto il treno qua. Abbiamo chiesto aiuto a 150 persone. Ora fai le tue analisi. Cazzo, ne so che cos'è. Cosa ti hai chiesto al capo? Di controllare il motore. Che problema ha? Cazzo, Scott, è ovvio che è un problema. Quindi ci hai pensato? Sì, ho capito il problema. Qual è il problema? È colpa del nostro capo. Perché è colpa del nostro capo? Ti voleva mettere alla prova e farci vedere se ci riuscivamo a farlo. Cosa vuol dire, bro? Io voglio licenziarmi. Ora ti dico un trucco. Se tu lavori male e ti fai licenziare, lo sai che lo Stato ti paga? Lo so, perché se mi licenziano prendo la dicotuppazione. Io non so tu cosa prendi, però in Italia si prende la disoccupazione, non la dicotuppazione. La dicotuppazione. Andando? Dove stai andando, bro? Oh, Leo, comunque il nostro capo è un bastardo. Che è successo? È un coglione. Stai parlando del tuo capo. Che parli, mamma? Tanto lo dice anche lui. Tu lo vuoi far licenziare, fra? Tu lo vuoi far licenziare? Tu non c'hai indietro, facciamo quello che vogliamo, vado a guidare la macchina. Di caso, ragazzi, ringrazio Abby Car Service di avermi permesso di fare questo video qua con il ragazzo. Cosa vuoi? Fame, fra. C'hai fame? Sì. C'ha fame. Ma lo sai che ore sono? Siamo qua da neanche 2 ore e questo qua ha già fatto 2 pause pranzo. Quando sei a lavoro ne devi fare solamente una. E sai quante ore si lavora di solito? E sai quando cazzo me ne frega, ma... Vai. In ogni caso, ragazzi, ringrazio Abby Car Service. Te ne vai via da qua! Te ne vai! Vai a giocare, vai! Dammi le chiavi della macchina! Tieni. Vai. Sto dicendo, ringrazio Abby Car Service e Abdul di avermi permesso di fare il video qua nella sua officina. E in ogni caso, se avete qualsiasi tipo di problema il vostro veicolo, lui vi può aiutare. La chiave per giocarci, non per fare. Ci possono arrestare adesso. Un bambino minorenne ha rubato la macchina del suo capo. Vabbè, dai, vado a giocare. Dammi. Vai. Andiamo a giocare la prossima macchina. Ora faccio un po' di pausa. Ragazzi, io non ho capito. Ho fatto 10 pause pranzo e adesso si beve il caffè. Però per i bambini non si beve il caffè, quindi lo berrò io. Vai. Dammi le chiavi della macchina. Ma che chiavi della macchina, vai? Alla nostra, ci vuole pazienza con questi ragazzi, eh. Veramente la vita è dura. Per gli altri, mica per noi. Stai zitto. Prendi questo, vai a montarlo, fai qualcosa. Oh, non mi comandi tu, eh. Oh, allora, cosa ci hai portato qua questo? Lo so, lui, ti giuro, mi aveva detto che lavorava in tutto. Ah, sì? Io, perché ha perso il suo primo lavoro e io gli ho detto, che lavoro vuoi fare? Mi fa, io faccio tutto. Io ho trovato questo. Quindi, lavoro. Raga, adesso devo alzare la macchina. Fatti aiutare! Basso, serve. È veramente basso, questo uomo. Ehi, ora lavora. Credeva fosse un gioco. Basta, dove vuoi andare? Basta! L'ho fatto arrivare al cielo, basta! Ma che altro? Scendi da là, scendi! Io l'ho già detto il problema al capo, ma non lo capisce. Che cosa che non capisce? Che cosa? Che la ruota non c'è, è un problema. E poi c'è un altro problema. Fammi vedere qual è il problema. Cosa fai? Cosa stai facendo, bro? Si è rotto l'intercooler. Cos'è che si è rotto? L'intercooler? E cos'è, un cibo americano? Che cazzo ne so io? Lo mettono, ma non lo so fare, però il mio amico. Leo, montarti? Basta che smonti il paraurti e vieni via. E come cazzo si va? Sono le viti sopra. Senti, Leo, fallo te, io devo andare a mangiare. Ancora con sto cibo, basta! Fra, Matteo, questo posto lo metti in disoccupazione. Lui giocava e l'altro lavorava. Ha lasciato il poverino il ragazzo lì a lavorare da solo e lui che si mette a giocare. Oh Ismail, ho bisogno dell'acqua. Che palle, solo a me chiedi. Prendere l'acqua per la macchina, vai. Arrivo, questo. Pesante? Direi. Dammi una mano, aiuto. Io non posso, anche se ti ho aiutato prima. Pezzo di merda, vieni qua. L'acqua. Non ce la faccio, non vedi che sono... Dai, che ce la fai, su.
Ma sono piccolino! Vieni qua a non rompere! Siamo soci, ti dovremmo aiutare! Comunque veramente non serve a niente! Ho voluto qua fa... zitto! La mano, cioè l'acqua non c'è... Sono 2 litri e mezzo adesso! Guarda, guarda con semplicità ce la fa lui! Lascia stare, vai! Lascia stare, vai! Buono a nulla! È mezzogiorno e adesso si va a mangiare! Come sei contento? Sì, meno male! Cosa vuoi mangiare oggi? McDonald's! Tutti i cibi del mondo il McDonald's! Chiama il McDonald's! Andiamo! Quello marocchino! Cos'è sta roba? Il tagine, frate, avevo detto che era il McDonald's marocchino! Mi hai scammato! Non è scam! Ci sono McDonald's e McDonald's! No! Sì, gran marocchino, qua bastare! Questo è il cibo, è il panino del McDonald's. Questo qua è il panino del McDonald's arabo. Questo qua è il tagine arabo. Altro che McDonald's. Non sai cosa ti perdi. Stai zitto, va la marocchina. Siamo ritornati in ditta. Siamo tornati all'inferno, volevi. Ma che inferno, inferno, esci. Ragazzi, da un po' che non vedo Ismail, qua c'è troppo silenzio e questa cosa non mi piace. Ismail, dove stai? Hai visto Ismail, dov'è? Visto di là che è andato. Di là? Ok. Isma? Isma? L'ho perso il bro. Isma? Non ci credo. Cosa sta facendo il bro qua? Non è vero, sta dormendo. Comunque è proprio vero che quando mangi devi per forza dormire. Poi mi sa che è abituato al sonnellino pomeridiano. Infatti è veramente messo male. Questa officina è tutto. Seguiteci per la parte 2. Ayyubelbo.